Torniamo a documentare i casi verificatisi nel 2019, avvistamenti UFO da voi raccontati grazie alla mia serie di articoli pubblicati proprio sui giornali locali, insomma, ecco. Questa volta il caso è quello del 4 settembre 2019 a Santa Maria delle Mole. Gentile Daniele, questa sera alle ore 20:30 circa ero fermo al semaforo di Santa Maria delle Mole, a poca distanza dall'aeroporto di Ciampino. In direzione Anzio ho visto un punto rosso molto lento, dapprima discendente, per cui ho pensato ad una caduta di una stella cadente. Ad un tratto ha cambiato traiettoria, risalendo con una curva ellittica e scomparendo verso la direzione da cui scendeva. Una forte emozione. E il testimone qui mi spedisce anche un disegno schematico dell'avvistamento che riguarda appunto questo oggetto di colore rosso che scende dal cielo, poi vira e risale appunto scomparendo. È qualcosa di anomalo, insomma, qualcosa di veramente strano. Abbiamo poi un altro caso interessante. Questa volta del 5 settembre 2019 a Cecchina, Roma, ore 12 circa. Salve, mi chiamo e le scrivo dopo aver letto un articolo sul giornale dei Castelli Romani. La mattina del 5 settembre 2019, intorno alle ore 12, mentre ero seduto su una panchina all'interno di Villa del Vescovo a Cecchina, di fronte alla chiesa di San Filippo Neri, mentre guardavo il campanile, ho notato una cosa che ha catturato la mia attenzione. Sopra il campanile, ad un'altezza dove solitamente volano gli elicotteri, c'era una sfera bianca che procedeva da nord verso sud. La cosa mi ha colpito subito perché la linearità del volo, troppo veloce per un uccello, ed anche troppo rettilineo il movimento, è troppo lento per essere un elicottero, dal quale a quell'altezza e distanza a me avrebbe permesso di udire il rumore. Guardando quel tratto di cielo da qualche minuto, e sono certo che fino a pochi istanti prima in quell'angolo non era presente nulla. Dopo aver viaggiato per qualche minuto da nord a sud, ha deviato verso est con morbidezza e senza scatti, e così nello stesso modo con cui è apparso, spariva dalla vista, un po' come se avesse aperto una piccola ala del cielo e ci si fosse infilato dentro. Purtroppo in quel momento ero solo e non ho potuto chiedere ad altri se avessero osservato la stessa cosa. Qualche minuto dopo aver preso la bimba all'asilo nido, appena tornato a casa, ho raccontato l'accaduto a mia moglie e ho cercato su Facebook notizie relative a qualcuno che avesse potuto vedere la mia stessa sfera bianca, ma lì per lì non ho trovato nulla, solo poco fa ho letto il suo articolo. E questo è un altro strano caso, questa volta in pieno giorno, che riguarda proprio questi strani ordigni che volano su Cecchina, e comunque nell'area dei Castelli Romani, insomma. Cosa dire? Beh, sicuramente strano. Qui l'ipotesi è che potesse trattarsi di un pallone, ma comunque i palloni sono, insomma, si riconoscono abbastanza bene ad una certa altezza, quindi non saprei proprio. Ci sono poi la serie di avvistamenti che hanno riguardato l'area di Velletri nell'estate proprio del 2019, insomma estate settembre 2019. La prima in assoluto è quella del 6 settembre 2019, delle ore 21. Buonasera Daniele, ho letto ora l'articolo, sono rimasto sbalordito. L'articolo era quello di Santa Maria delle Mole del 4 settembre 2019. In data 6 settembre, intorno alle 21:30 a Velletri, mentre uscivo di casa per raggiungere il pub che è vicino casa mia, io e la mia fidanzata abbiamo visto la stessa cosa, una luce rossa fissa nel cielo che poi è sparita nel nulla. Pensavamo fosse un elicottero, ma poi è sparito. Preso dalla curiosità sono andato vicino al luogo dove l'ho visto, che è vicino casa mia, ma non abbiamo trovato nulla, sparito nel nulla. Fino a stasera ero convinto fosse stato un razzo,
quello utilizzato in aeronautica. Probabilmente qui il testimone si riferisce ai Bengala di per segnalazione, insomma. Buonasera. E questo fu il primo caso a me pervenuto in relazione proprio a questi strani eventi caratterizzati da questi oggetti rossi, tra l'altro avvistati anche a bassa quota. Un'altra testimonianza è stata quella del 16 settembre, ma riferita sempre al giorno 6 settembre, appunto, 2019. Salvo anch'io e la mia ragazza, quella sera eravamo in zona Sole Luna, che è un'area della periferia sud-sud-ovest di Velletri. Abbiamo visto poco prima, dal bar La Sosta, più spostato verso la zona Fienili, la stessa luce rossa, ma non gli abbiamo dato peso perché sembrava un razzo segnaletico che si usa in aeronautica. Erano precisamente le 21:30 circa. Praticamente qui lo stesso giorno più testimoni osservano lo stesso fenomeno luminoso. Ma procediamo. C'è poi un'altra testimonianza che è riferita degli avvistamenti fatti tra il 4 e il 6 settembre. Salve Daniele, ho letto gli articoli sugli avvistamenti avvenuti a settembre, appunto, agli inizi di settembre 2019. Ho avuto la stessa esperienza il giorno 6 settembre. Ero sul balcone di casa, a Velletri, e all'improvviso, a poca distanza da me, ho visto nel cielo una specie di velivolo accendersi improvvisamente di rosso, fuoco, muoversi a velocità rallentata e sparire nel nulla in breve tempo, lasciando una breve scia che sembrava tagliata di netto alla fine. In allegato ti invio l'unica foto che sono riuscito a scattare, e questa testimonianza mi invia la prima foto in assoluto degli strani avvenimenti che riguardavano questo strano oggetto rosso, avvistati praticamente a Velletri. La foto mostra quello che sembra una foto fatta da una terrazza, in basso si vedono le case di notte illuminate, appunto, e poco alta nel cielo, c'è poco al di sopra dei tetti delle case, c'è questa strana luce rossa, molto intensa tra l'altro, scattata alle 21:45. Ricordo che in quel periodo ho eseguito anche delle elaborazioni su questa foto e il risultato è appunto un oggetto reale. Il 26 settembre 2019, grazie alla pubblicazione di questi resoconti, ricevo una nuova testimonianza. Buonasera Daniele, ho appena letto l'articolo sul presunto avvistamento UFO a Velletri del 6 settembre. Io e mio marito, proprio una ventina di giorni fa, tornando a casa dopo una cena a Velletri, quindi fa riferimento probabilmente allo stesso giorno, abbiamo notato un 200 metri prima dell'autocarrozzeria moderna Castel Ginetti una luce rossa fissa che volava lentamente in aria. Dato che sembrava molto vicina, invece di tornare a casa abbiamo tirato dritto verso Castel Ginetti, che sarebbe una zona a sud di Velletri, per vederla meglio. La luce non era molto in alto, anzi stava a 20-30 metri dai tetti delle case. Infatti abbiamo pensato fosse un drone e siamo tornati indietro. La luce però era fissa, non lampeggiava, ma pulsava lentamente. La luce però era fissa, no, non lampeggiava, ma pulsava lentamente. Non c'erano altre luci. Io sono rimasto un po' perplesso perché non aveva tutte le caratteristiche di un drone. Erano le 22:30-23 circa. Non ci ho più pensato a questo evento fino ad oggi, quando ho letto l'articolo da te pubblicato. Dato che il colore dell'oggetto, il giorno e l'orario coincidono, ho deciso di scriverle. Non c'era nessun rumore, anche se ovviamente eravamo in macchina, ma dato che in linea d'aria eravamo paralleli alla luce di 30-40 metri di altezza, se si fosse trattato di un elicottero, il rumore si sarebbe certamente udito. Il movimento di sicuro non era di un elicottero, era davvero lento, tanto che, come già scritto, abbiamo concluso perplessi, fosse un drone. La luce era rossa e sembrava in ricognizione. Abbiamo poi fatto inversione per tornare verso casa e la luce era sparita, ma non ti so dire se è partita sparendo nel nulla, se invece se n'è andata a lenta velocità. E questa è una testimonianza importante,
perché ci fa proprio capire che questa strana luce rossa, osservata il medesimo giorno, si muoveva sui tetti delle case della città di Velletri, nella periferia sud-sud-est. Tanto che il 1 ottobre 2019 riceve una nuova testimonianza, sempre relativa al 6 settembre. E questa volta viene appunto descritto il medesimo avvistamento sempre dalla periferia sud-est di Velletri. Salve, le scrivo dopo aver letto l'articolo su Castelli Notizie, dal quale ho preso la sua mail. Sì, la sera del 6 settembre io e il mio figlio di 9 anni abbiamo visto nel cielo di Velletri questo strano oggetto. Io abito in via Sant'Angelo e qualcosa è passato sopra la mia villa ad una velocità enorme. Intorno a sé aveva un'aurea dove si vedevano detriti rimbalzarci sopra. La sua traiettoria era retta e la durata dell'avvistamento si aggira forse sui 5 secondi prima di sparire. Posso dire che a 48 anni è la prima volta che vedo una cosa simile. Sono contento di averlo visto con i miei occhi e non su di un video di qualcun altro. Tutto qui. Quella sera, dopo aver cenato, ero uscito per fumarmi una sigaretta e sono stato seguito da mio figlio, con il quale, dopo aver scambiato un paio di battute e guardando il cielo, abbiamo visto questa sfera luminosa viaggiare ad una velocità superiore a qualsiasi altro velivolo conosciuto da noi terrestri. L'oggetto volante in questione aveva una forma sferica luminosa, con intorno un'aurea di energia visibile, mentre si muoveva una traiettoria retta a grande velocità, si vedevano come dei detriti rimbalzare sull'aurea. L'altezza non posso confermarla, ma comunque molto alto, mentre la differente velocità sì, in quanto abito in una zona di Velletri dove continuamente passano aerei di linea ed aerei ad uso privato. Considerando questi parametri e conoscendo la loro velocità di crociera, che varia dai 300 km/h per un aereo 2-4 posti fino ad arrivare a 600 km/h per un aereo di linea, valutando questi valori, ne posso confermarle che quest'ultimo viaggiava almeno al doppio di un aereo di linea. Almeno una stella cadente non sarebbe stata così grande e soprattutto non avrebbe avuto un'aura intorno alla stessa, ma soprattutto non sarebbe apparsa in questa forma e maniera. Avendo letto l'articolo mi ha lasciato contento da una parte, perché sono convinto che non siamo gli unici in questo universo, come vogliono farci credere, e poi per aver potuto vedere direttamente con i miei occhi e non attraverso un video. Se posso essere utile in qualcos'altro, rimarrò a disposizione. L'oggetto è stato osservato in direzione sud rispetto alla mia posizione. Il colore dell'oggetto non è riferito a possibili vernici o leghe di alcun tipo. La sua derivazione dovrebbe essere da energia, in quanto si è presentato come un oggetto sferico, lucente e chiaro, con la parte più esterna e l'anello di energia che si potevano accostare ad una tonalità tendente al rosso. L'oggetto posso descriverlo facilmente, perché è composto da un corpo sferico con un anello di energia intorno, se così possiamo definirla, proprio dove si vedevano come detriti luccicanti sbatterci contro. Tra il corpo centrale e l'anello intorno non si vedeva materiale di alcun tipo, ma si vedeva evidentemente il fondo del cielo, diametralmente la posizione che occupava rispetto al disco lunare. Potrei farti una misura non realistica, ma valutandone l'altezza in proporzione alla dimensione, allora posso dirti un range di almeno 50-100 metri. L'orario dell'avvistamento doveva essere intorno alle 21:30, alle 22. E questo strano oggetto dotato di un anello, perché poi il testimone, sotto mia richiesta, mi manda un disegno. È qualcosa di strano che non somiglia ad alcuna stella cadente. Spiegazione che avevo considerato in questo caso, ma poi vedendo il disegno ho dovuto scartare tale ipotesi. Stranamente, lo stesso oggetto di colore rosso, in questo caso in veloce movimento, sempre osservato dall'area di Velletri, dimostra che quella sera qualcosa di strano è realmente accaduto. Qualcosa di indescrivibile.